Allora, scusa, allora, aspetta, quant'è? Uno è? Quanto sei alto tu? Vediamo se corrisponde. 1,70. Sei, le chiacchiere. No, metti. Metti bene. Dai, metti dritto. Sei 1,80. 1,80. Tu sei 1,80. Tu sei scartoccio, eh. Allora, perché stiamo prendendo le misure, ai signori? Perché la strada, oltre ad arrivare a tutta velocità, ce ne siamo occupati, no, già è da sempre. E sta diventando molto pericolosa. Quindi, se per esempio, facciamoci una passeggiata, Tino, se per esempio arrivi qui e loro non lo sanno, attento, 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 potresti farti malissimo. Aspetta, preventivamente, mantieni. Mantieni. Sì, se dovessi cadere. 1,50 il signore, dai. Vedi, Tino. Cos'è? Soldati, beh, 1,56, non ce ne va. 56, questo c'hai sulla carta d'identità. Sì. Hai rubato la carta d'identità. Dai. Tino, la situazione a tratti raccapricciante. È vero? Sì. Come diceva quello? Strada tutta rotta. Strada tutta rotta. Beh. No, strada tutta rotta, no. È diceva rotta. Quella. È rotta. E quindi? Dai, è facile. Dai, Tino, diamo una mano. Ancora? Ancora non cadi. Mi raccomando, non cadere, perché se no qui stiamo pronti con il metro. Tu come lo vuoi, di faggio? Di faggio, sì. Il tavuto. Tavuto. Di faggio lo vuoi, la bara? Sì, la bara. Di faggio la vuoi? Ok, non cadere, perché se cadi ti fai male. Dimmi, Tino. Tavuto. Ta-da-ta-da-ta-da. Hai capito quanto è veramente scemo? Va bene, ma andate a prendere le misure anche ad altri. Tiro. La strada è tutta così, cioè ci siamo fermati qui perché evidentemente la situazione è più gravosa, no? Ed è vero, cioè Tino, poi è un pericolo costante. Comunque, come me, strada tutta rotta, gran figlio de na. Discutevamo del fatto che le macchine transitano a tutta velocità, no? Specialmente... Ha perso la parola, nel frattempo che parlava, ma ha perso la parola. Specialmente l'estate di più. Motore e macchine. E sfrecciano. Sfrecciano. E la notte non si può neanche dormire. Perché? Sfrecciano pure la notte? Pure la notte. Quelli che si vanno a ritirare, che vanno alle discoteche, pure la mattina presto. Succede il manicomio. Il manicomio. Quanta gente cade? Non è, mia moglie. È caduto, ecco, il fatto è vero, Tino. Cosa è successo a tua moglie? Raccontaci. È scesa da sopra la palazzo di casa, stava una chianca tolta, non se n'era accorta ed è caduta. E che si è fatta? Si è fatta un po' male, però diciamo... Meno male come è andata. Non è che siamo quelli che vanno... Poi a fare la denuncia per avere i soldi. Per il lucro. È stata una cosa... Che è andata così in gloria. Ha portato dolore un 15 giorni così, ma non... Non avete fatto niente. Non abbiamo fatto niente. Vabbè. L'unica cosa che potevamo fare... Ricorsa a dice mettetelo aggiustate le chianche, le strade, le chianche sopra la chianca, la capricampa, no, la gente crepa sotto la chianca, il cittadino si stanca, vabbè, tu sì, la rima